nessuno, come dire, vuole impedire alla gente di essere contraria, di avere una sua posizione politica. Qui, lo ricordo, mi permetto di ricordarlo, il Gay Pride non è stato cancellato. Cioè, se fosse stato cancellato, allora faremmo tutto un altro ragionamento. Qui semplicemente ha tolto la regione il patrocinio, cioè un bollino che si mette sul d'amblé, diciamo, si mette su una locandina. Ora, la regione avrà diritto a esprimere una sua posizione politica. Se la regione pensa che la promozione dell'utero in affitto sia sbagliata, no? E beh, ha il diritto di dire no, io questa manifestazione non la sostengo. Punto e a capo. Come al solito, non la vedo ricostruita benissimo questa storia sui giornali, perché sono pezzi un po' a fotocopia con interviste sotto che danno spazio alle accuse di Scalfarotto, di Zanna e Provita non li ha sentiti nessuno e infatti vogliamo sentirli noi. Vediamo un po' se ci sono. No, un po' di messaggi, vediamo di leggere qualcuno, anche i più polemici, perché è giusto, insomma, Sì, come confrontarsi con certo, chiarezza. con tutti naturalmente. Allora, quando un ministro dice che la legge sull'aborto è purtroppo è una legge, non va contro la legge? Ma io provo a dare una risposta su questo, poi dopo sentiamo che ovviamente il riferimento è al ministro Roccella. Che dice, insomma, esprime la sua contrarietà, ma ragazzi, nessuno, come dire, vuole impedire alla gente di essere contraria, di avere una sua posizione politica. Qui, lo ricordo, mi permetto di ricordarlo, il Gay Pride non è stato cancellato. Cioè, se fosse stato cancellato, allora faremmo tutto un altro ragionamento. Qui semplicemente ha tolto la regione il patrocinio, cioè un bollino che si mette sul d'amblé, diciamo, si mette su una locandina. Ora, la regione avrà diritto a esprimere una sua posizione politica. Se la regione pensa che la promozione dell'utero in affitto sia sbagliata, no? E beh, ha il diritto di dire no, io questa manifestazione non la sostengo. Cioè, sono una regione guidata da un partito di centrodestra, da partiti di centrodestra che stanno cercando di fare una legge. Peraltro, mi permetto di segnalare, proprio ieri, sono usciti una serie di manifesti firmati da alcune delle maggiori associazioni femministe del mondo, associazioni anche che comprendono attiviste lesbiche, quindi diciamo per statuto non omofobe, a meno che non odino se stesse, diciamo così, le quali dicono approviamo la legge italiana che vuole il reato universale. Stiamo parlando di Stop Surrogacy Now, stiamo parlando di associazioni francesi, giapponesi, australiane, alcune delle più grandi, gente che non è per niente ascrivibile al mondo della destra, Silviana Gacinski, che è una grandissima filosofa, attivista femminista, Gina Coria, Jennifer Lal, cioè, sto citando dei nomi che per il femminismo sono, so, al pari di. Cioè, Paolo Rossi e quegli altri, no? Per gli appassionati di calcio, adesso non so, voglio dare per dare una misura. E quindi no, non ci vedo il problema. Dopodiché, per esempio, il ministro Roccella dice: io sono contro, non mi piace questa legge, non mi sembra che il governo abbia proceduto a cambiare la legge sull'aborto. Per niente, no? Però vorrei sentire anche Maria Rachele. Però la domanda è relativa anche alle affermazioni, al di là di una legge che evidentemente non ha cambiato, questo è chiaro. Però dice, ma un ministro, no? Cioè, arriva a tutelare anche le leggi dello Stato. Il fatto che aggiunga il purtroppo ad una legge esistente, beh, certo, non va contro la legge, però voglio dire, è opportuno? Questa è la domanda anche, eh? Io se posso, proprio agganciandomi a quello che succede anche rispetto al ministro Roccella, il ministro per esempio, qua nessuno, tutti potranno andare al Pride, tutti potranno fare atti osceni in luogo pubblico perché è questo che succede al Pride, tutti potranno andare a fare il vilipendio alla religione perché è questo che succede al Pride, tutti potranno andare a istigazione a delinquere perché è questo che succede al Pride con la promozione per esempio dell'utero in affitto che ricordo
È veramente la schiavitù del terzo millennio e lo faranno semplicemente senza il bollino. Per esempio, la stessa ministro Roccella non ha potuto presentare, per esempio, il suo libro al Salone di Torino e tutti i giornali hanno presentato questo come legittima dissenso. Quindi io voglio capire, se qualcuno entra in un posto, in un luogo e non permette che venga fatto un evento organizzato, che è semplicemente la presentazione di un libro che tra l'altro raccontava la storia. Racconta, in cui Eugenia racconta la sua storia, va tutto bene, è un dissenso politicamente accettato e tutti possono vietare di far parlare. Non è mancanza di libertà di parola, perché io quello l'ho trovato agghiacciante che una persona non possa presentare un libro, non possa esprimere le proprie idee. Noi abbiamo semplicemente chiesto di togliere un patrocinio ad un evento che collude, contrasta quantomeno a quello che abbiamo capito noi durante la campagna elettorale, quello che capiamo noi da quello che succede, dalla presentazione politica di quello che vuole fare, di quello che è la Regione Lazio, contrasta con quello che loro hanno promosso, perché il patrocinio in teoria sarebbe la massima forma di adesione e riconoscimento morale ad iniziative. E quindi se l'organizzazione di questo evento promuove pratiche illegali, eticamente inaccettabili come l'utero in affitto, promuove delle rappresentazioni molto spinte, quasi, vi ripeto, ragazzi, abbiamo visto delle immagini terribili ai Pride. Io non vorrei ricordare, senza, soltanto siamo tutti adulti, abbiamo visto una vagina rappresentare la Vergine Maria, cioè abbiamo, non è un, no? Sì, ma Allora, se io sì, questo è dico io lecito, fai faccio quello, è questo. lecito, non lo so, io avrei qualcosa da ridire sulla lecità, però evidentemente il Pride viene fatto. Allora, come si può mettere proprio a confronto? Laddove qualcuno non è d'accordo con l'idea della Rocella, fa bene esprimere il proprio dissenso. Secondo me non fa bene ad impedirle di parlare. Idem, laddove noi non siamo d'accordo su quello che presenta il Pride, sarebbe, io risfido, riformulo, io spero che prima o poi i rappresentanti, gli organizzatori del Pride abbiano il coraggio di raccontare quelle che sono le istanze politiche sotto il Pride, perché ci sono tanti ragazzi che vanno solo per divertirsi e poi loro li presentano come, vedi tutta questa gente vuole il self-ride, vedi tutta questa gente vuole la carriera alias, vedi tutta questa gente vuole l'utero in affitto. E questo secondo me è, quantomeno è lecito, però non è proprio correttissimo. Detto questo, il tema qui non è di libertà, perché questi avranno la libertà di fare quello che vogliono sabato, mi pare. Beh, sì, questo ce l'avranno e non gliela toglie nessuno, e secondo me sarebbe anche sbagliato toglierla. Io penso che su alcuni atteggiamenti siano anche un po' ridicoli, e questo, cioè, non è che mi spaventa vedere certe cose, anche il vilipendio, voglio dire, io li trovo semplicemente di una banalità sconcertante, cioè sono cose, come dire, pensano, se pensano che ancora qualcuno si scandalizzi, no? Si senta oppresso, perché dove sarebbe questa oppressione dei diritti che fa la Chiesa Cattolica? Poi non riesco a capire, visto che ormai. Poi sono gli stessi che magari quando c'erano le manifestazioni contro il Green Pass, contro questo, contro quell'altro, ecco, allora erano invece molto contenti che la gente perdesse il lavoro e quant'altro. Ne ho viste poche, ecco, di manine levarsi per la libertà vera di circolare, però questo è una mia fissazione, lo riconosco. E lasciamo lì. Fatemi dire una cosa sulla Roccella anche. A Torino, io fossi stato in lei, avrei parlato, cioè stavo lì fino a che non finiva la cosa, non è che prendevo, me ne andavo via, cioè, se doveva stare lì, dire le sue cose, rispondere, mettere al suo posto Nicola La Gioia, direttore del Salone del Libro, e tutti gli altri, rispondere, dire le sue, non avere timore e andare avanti. Anche perché un conto sono gli attivisti, un conto sono le istituzioni, no?